Benvenuti qui al Museo della Città Contadina della Cultura Popolare Augusto Montale. Siamo riuniti per avviare questa nuova collaborazione tra l'Associazione Culturale Sabate e l'Associazione Esclusiva, e daremo il via in particolare a dei corsi di recitazione che si terranno una volta al mese, 3 ore finalizzate poi alla preparazione di uno spettacolo, una messa in scena di scene contadine, sia soprattutto sulle donne, ma anche qualche uomo che interpreterà i tipici lavori rurali. E ho il piacere di incontrare Paola Lorenzoni, che curerà questi master, e la pregherei di illustrarli. I master consistono in un incontro, il primo sarà il 19 di ottobre dalle 16 alle 19. Sono 3 ore intense, quindi, dove le varie materie inizialmente saranno dizione, uso corretto della voce, per portare la voce, respirare bene, poter fare una scena quindi al meglio, il corpo in movimento, quindi come ci si muove, come si tocca un oggetto, come si fa un'azione scenica, l'improvvisazione, che è una cosa molto importante, e poi anche come si interpreta un ruolo, insomma, e la lettura ad alta voce di vari testi, sia di narrativa che di lettura di giornale ad alta voce che di poesia. Tutto questo chiaramente è uno studio professionale, però professionale nel senso che è una base che deve essere apprezzata e capita e conosciuta professionalmente, però possono partecipare anche persone che non fanno l'attore, diciamo, per professione, ma che magari hanno il gusto, il piacere di imparare cosa significa veramente recitare, interpretare poi un personaggio, in questo caso finalizzato, come si diceva prima, a una mise en espace di un lavoro ex, che sarà proprio nuovo, di zecca, di vita quotidiana contadina, e quindi gli allievi che parteciperanno poi una volta al mese al master, alla fine, marzo, aprile, adesso poi decideremo quando saranno pronti e sarà pronto tutto, si esibiranno con questo spettacolo proprio qui al museo, interpretando i ruoli concretamente, facendo le azioni con gli oggetti che sono qua a disposizione. Vi aspettiamo. Per le prenotazioni poi potete contattare sia la presidente che me, e poi dopo diremo anche le varie cose. Lei in particolare ha già partecipato a questo tipo di iniziative, come ti sei trovata? Mi sono trovata benissimo, io mi ero avvicinata al teatro così per una nuova esperienza, però poi ho voluto approfondire con Paola Lorenzoni, perché è giusto anche saperne di dizione, di interpretazione, diciamo sapersi porre anche per interessare il pubblico. E poi tenete presente che il teatro è terapeutico, il teatro libera la mente, perché con tutti quei copioni che uno ha in testa, allora sta meglio. Infatti un attore vive molto di più, perché vive tutte le vite di quelle persone che interpreta, esatto. E quindi ha una vita molto più lunga, esatto. Infatti viene posseduto. E poi qui c'è il maestro Nicola Buffa, che vi racconterà degli incontri musicali che vuole fare qua. Sì, allora dal caos nasce l'ordine, dall'improvvisazione nasce la musica, perché si inizia dall'improvvisazione, non necessariamente di tipo jazzistico, e cerca che ti ricerca finché non trovi la melodia giusta, che poi ti diverti a guarnire con i giusti accordi, con la giusta armonia e poi col giusto ritmo. Ecco, quello che voglio insegnare io è a creare musica oltre che ad eseguirla.
Quindi si creerà musica anche per questo spettacolo, con gli allievi che parteciperanno. Ma questi incontri saranno, come avevamo detto? Allora, gli incontri saranno la domenica 11:30, mezzogiorno, e non tutte le domeniche, perché pensiamo una domenica sì o una domenica no, qui al museo, e il maestro Nicola Muffa porterà anche i suoi amici e colleghi, quindi si può fare una jam session qui al museo. E come si chiamavano? Come si volevano incontri conviviali musicali di domenica. Della domenica. Vi aspettiamo, venite. Allora, e i nostri quindi, telefoni sono. Ecco qua, potrete sempre brindare con noi, anche con Daniela, di Ciccio Pastigio, in Aristogatta, no? Che finalmente vedremo della cultura e della civiltà. E quindi brinderemo con noi. Brinderemo sicuramente tutti insieme, anche con voi. Vi aspettiamo. Vi aspettiamo.